La Giunta delibera per la fuoriuscita del Comune di Bari dalla partecipazione in aeroporti di Puglia e il centrodestra insorge e non è d'accordo. Perché? Perché è una follia totale. Si tratta di un'infrastruttura strategica per il turismo pugliese e per i cittadini del territorio di Bari, per poter evidentemente facilmente muoversi a livello internazionale, e ipotizzare soltanto che il Comune di Bari esca da un'infrastruttura così strategica è una follia. Cioè, nel mondo i comuni fanno una gara per entrare negli aeroporti perché evidentemente così riescono a governare meglio la mobilità dei propri cittadini, e noi che facciamo? Usciamo da un luogo decisionale così importante. È una follia totale. Avete elencato una serie di motivi per cui siete contrari, quali i principali? Abbiamo fatto una sorta di decalogo, 10 motivi per i quali appunto è una follia uscire dall'aeroporto di Puglia. E, diciamo, i fondamentali sono quelli che ricordavo prima, e il luogo dove si prendono le decisioni che consentono ai cittadini di Bari di andare nel mondo, e in quel luogo ci deve essere il Comune di Bari, e il luogo dove noi programmiamo lo sviluppo del turismo in Puglia, e quindi noi dobbiamo sapere come i voli verranno programmati, come l'infrastruttura si svilupperà, è il luogo dove in sostanza si decide il futuro economico anche di questa regione, e in questi luoghi il Comune di Bari ci deve essere. Il centrodestra è compatto, c'è il sostegno anche del Movimento 5 Stelle? Penso proprio di sì, penso che il centrodestra, oltre ad essere compatto sul punto, è determinatissimo a fare un ostruzionismo importante in aula per evitare che la delibera possa andare in porto, e abbiamo in qualche modo dalla nostra parte anche il Movimento 5 Stelle che ci pare anche sulle nostre posizioni, quindi siamo pronti per andare in aula e fare una battaglia durissima perché questa follia non venga portata a compimento. Il sistema trasporti si conferma a talloni d'Achille di questa amministrazione, l'AMTAB su tutti, la questione autorità portuale, oggi la fuoriuscita da aeroporti di Puglia, evidentemente manca una visione di insieme completa nell'amministrazione pubblica. Raccontato esattamente come stanno le cose, cioè è un disegno assolutamente nebuloso. Ecco, dal porto vogliamo uscircene e dobbiamo fare una battaglia per rimanere, dall'aeroporto vogliamo uscircene e dobbiamo fare una battaglia per rimanere, dalla Fiera del Levante vogliamo uscircene e stiamo tentando di tutto perché non sia così. Invece dai luoghi dove invece il comune deve uscire perché è incapace di amministrare, di gestire, che sono appunto l'AMTAB, che dobbiamo affidare a un soggetto professionale che sa fare questo, all'AMGAS che dobbiamo affidare a un soggetto professionale che sa fare l'impiego del gas, invece in quei luoghi chissà perché il Comune vuole rimanere, anzi ci mette ancora più soldi dei cittadini per ripianare le perdite annuali che l'AMTA per esempio fa nella sua gestione. È una follia anche questa totale, una mancanza di strategia e di visione, perché nei luoghi dove dobbiamo rimanere usciamo e nei luoghi invece dove dobbiamo uscire ci rimaniamo e ci mettiamo anche un sacco di soldi.